faccio una riflessione, ma prima di dover essere noi a portare un singolo, io credo che questa città abbia il dovere di essere messa sotto commissariamento, cioè fermo restando quello che tu hai detto adesso. Quindi questa è una città che in questo momento ha una priorità, che è quella di essere messa sotto commissariamento. Al periodo di commissariamento poi succederanno tutte le eventuali attività di commissariamento. Quali sono gli strumenti e quali sono le attività che noi dobbiamo attivare perché questo commissariamento possa concretizzarsi in una realtà? Cosa possono fare nella loro, diciamo, facoltà, nella loro possibilità i cittadini perché questo commissariamento possa diventare una realtà? Allora, lei come si chiama? Io sono Paolo Treglia. Ah, ok. Posso dire? Allora, noi quando è uscita il discorso della relazione della Commissione regionale antimafia, su cui io vorrei dire due parole, perché quello che è successo è veramente strano, perché la regione siciliana ha, diciamo, all'interno del suo Parlamento istituito questa commissione, che si chiama Commissione antimafia. La Commissione antimafia ha prodotto una relazione in cui sono contenute delle accuse anche abbastanza pesanti, e quello che mi ha veramente stupito è stato che quando la Commissione siciliana ha mandato questa relazione alla Commissione antimafia nazionale, di cui anche Mario è membro, improvvisamente questa relazione sembrava scritta da quattro ragazzini alle elementari. Cioè, il valore di questa relazione era pari a quello di quattro ragazzini iscritti alle elementari. Tant'è che al prefetto è stata consegnata brevi manu, tanto dal deputato Claudio Fava quanto da noi che gliel'abbiamo mandata per email. Noi che abbiamo fatto un question time alla Camera per chiedere se c'erano gli estremi per istituire la commissione d'accesso per valutare appunto se e quanto il grado di infiltrazione mafiosa fosse presente, dal ministro dell'interno Alfano siamo stati presi per deficienti. Allora, delle due l'una: o la commissione antimafia della regione Sicilia non serve a niente e allora chiudiamola, perché è inutile che produce atti, documenti che non servono a niente, oppure qualcuno ha fatto finta che questa relazione non c'è stata. E questo lo dico per chiarezza, perché io e noi non abbiamo nessun interesse a prendercela con giustamente i consiglieri comunali che si sono sentiti diffamati, che hanno assoldato fior di avvocati per denunciare mezzo mondo, per denunciare chi aveva distrutto la loro reputazione. Però, signori, qua stiamo parlando di un organo regolarmente, diciamo, inserito all'interno dell'organigramma dell'Assemblea regionale siciliana. Quindi non è che sono quattro pezzenti del mezzo della strada che hanno detto questa cosa. Quindi o si smentisce con i fatti, quindi con documenti di un organo che è altrettanto più importante di quello, non con minacce, con le minacce di chi si è sentito offeso, ma con gli strumenti che la norma mette a disposizione, oppure rimane questa cosa e, come giustamente dice Mario prima, c'è una strana magia su questa città, per cui nonostante ci siano carte di tutti i tipi che farebbero saltare in aria qualunque altra situazione, qua sembra che tutto rimanga totalmente immobile e che quattro deficienti come noi, insieme a altri quattro deficienti di attivisti della società catanese e quattro giornalisti, siamo tutti pazzi che vediamo delle cose che sono allucinanti. Ma possiamo essere pazzi solo noi? Detto questo, io ti rispondo per no, perché questa cosa si inserisce, purtroppo, io insisto sul discorso del bilancio. Io insisto perché il bilancio è come di Catania, sono numeri, là non si possono inventare le cose. Allora, ci sono delle situazioni che sono disorientanti, cioè che qualunque, cioè noi siamo nell'epoca del trattato di Maastricht, dei vincoli di stabilità, cioè relazioni sociali, e qui a Catania c'è il miracolo per cui tutto è perfetto nonostante, cioè che si vuole fare cassa vendendo quattro cosine, ancora, diciamo, manco le basi dell'economia, perché chiaramente tu non è che puoi compensare quei debiti vendendo quattro cose. Quello, le stesse cavolate che fanno al nazionale le fanno qua. Cioè, i problemi sono altri. Detto questo, io voglio rispondere però alla domanda. Cioè, noi, anche quando facciamo uscire la cosa del Comune di Catania, uscì la parola di dissesto, noi non abbiamo alcun piacere che a Catania ci sia dissesto. Cioè, non è l'obiettivo del Movimento 5 Stelle. Però è anche vero che non ci può essere sempre ipocrisia e falsità, perché qui se le
solo avanti, o peggio ancora si fa come sta succedendo mutuo, che noi cittadini dovremmo pagare per 30 anni. E perché dobbiamo pagare altri soldi con interessi? Per quale motivo? Quindi, se il commissariamento ci deve essere, però io ti dico anche un'altra cosa, noi li abbiamo visti i commissariamenti alle altre città, li abbiamo visti come sono andate a finire. Augusta era una città commissariata, dove ora c'è la nostra sindaca, era una città commissariata. Che cosa hanno fatto questi il commissariamento? Cosa hanno fatto? Quindi qua c'è un problema generale, mi permetto di dire, e mi permetto di dire che un po' la colpa è anche di tutti noi, di tutti noi cittadini, perché ci siamo girati dall'altra parte troppe volte, e in troppi. E quindi la situazione che oggi si è determinata, ci dobbiamo guardare tutti allo specchio. E quindi vi invito a non farlo più, perché non si può recuperare più, commissari, non commissari, Movimento 5 Stelle. Cioè qui, e lo stiamo vedendo purtroppo in questi giorni, il cancro è in una stadio, io non voglio essere pessimista, ma vi devo dire la verità, il cancro è in uno stadio molto avanzato in questo paese, ma molto avanzato, e ha colpito troppi settori di istituzioni importanti, anche istituzioni che dovrebbero garantire il rispetto della legge. E quindi, questo è il problema di Catania. Il problema di Catania è che chi controlla non lo sta facendo. Noi dobbiamo capire perché Bianco gode di questa inammissibile immunità davanti a tutti gli organismi, e sono tanti e diversi, prefettura, procura e altre strutture, che dovrebbero invece investigare su fatti che sono ormai davanti agli occhi di tutti. La stessa relazione della Commissione Antimafia regionale, ma è già stata sopravanzata dai fatti. I fatti di quest'estate sono incredibili, qualunque altra amministrazione già sarebbe stata sciolta, cioè un appalto revocato per affidarla a soggetti sotto il controllo di cosche mafiose comporta un'immediata reazione da parte delle istituzioni. Reazione immediata che non c'è stata e non può passare sotto silenzio. Bisogna assumere ciascuno le proprie responsabilità e farle valere, e noi abbiamo intenzione di farle valere dappertutto nei confronti di chiunque, perché devono pensare che non ci sono santuari intoccabili. Dobbiamo smetterla con questa immunità nei confronti di Enzo Bianco. Chiedo scusa, noi siamo fuori tempo massimo per le interviste, perché non ce la facciamo più. Se potete fare un break, perché non ce la facciamo più. Sì, dobbiamo andare.